seconda parte qui a un caffè fuori campo, la terza puntata della terza edizione. Per la prima volta in questa stagione parliamo di promozione. Le scorse giornate abbiamo parlato di eccellenza per questo secondo gioco, quest'oggi tocca alla promozione e quest'oggi parliamo in particolare di una squadra che si sta ben comportando in questo inizio di stagione, cioè il Pedona, e con noi c'è Buon Belbrino. Grazie per essere buonasera. Allora, un Pedona che arriva da una bella vittoria in trasferta sul campo del Busca. Busca che è una neo-retrocessa, possiamo chiamarla così, dall'eccellenza, quindi una squadra che sulla carta dovrebbe essere una delle protagoniste, e voi l'avete battuta 3-0 in casa. Raccontaci un po' questa partita, com'è andata, perché sicuramente 3-0 in trasferta a Natale Berardo è un risultato, tutto rispetto. Bene, sicuramente 0-3 può sembrare un risultato altisonante, in realtà abbiamo fatto molta fatica sia per il taglio, che ci ha spezzato veramente le mani, e sia perché comunque il rischio è partito con la voglia di fare punti. Poi chiaramente l'abbiamo sbloccata subito con un walk, con uno schermo, un calcio d'angolo, e questo poi ci ha dato sicuramente un vantaggio. Poi siamo anche contenti del fatto che, nonostante siamo stati in 10 uomini, siamo riusciti comunque a fare il 3-0, quindi significa che il lavoro che stiamo facendo, anche dal punto di vista fisico, che è sicuro che è tanto, sta dando i suoi frutti. Poi chiaramente anche la magia di Rica, il 2-0, quando giochi con giocatori così, Volkan, Rica, che sicuramente sono di categoria superiore, è anche più facile per tutti trovare le giuste motivazioni, la giusta voglia di vincere. Poi il Busca sicuramente è una squadra tutta da assemblare, perché ha cambiato molto, anche crearsi una nuova categoria non è facile, però penso possa ambire sicuramente a una posizione perlomeno di metà classifica, poi sarà il campo a parlare. Andrea, sul campo confermi magia di Ricca? Sì, Ricca che è il genio della sgolatezza, perché purtroppo alterna delle magie veramente come quella su punizione, un gesto giro sulla barriera veramente di tantissima qualità, a scatti di nervosismo impetuosi, che con un arbitro forse leggermente più pistino probabilmente avrebbero anche sarebbero potuti costare un cartellino, se non altro. Invece tiriamo le orecchie, la carità, per me fa cosa vuole, brancare un fucile e sparare a tutti, ma se no, tanto stasera ce l'ho io allenamento, quindi se gioca contro non li fai queste parole. Tu detto, non è un problema assolutamente, è un giocatore di altissima qualità, che è rinomato comunque per questi appunto anche atteggiamenti di carattere molto forte. L'atteggiamento che è stato molto molto buono durante la partita, perché non avete memorato più 10 in 10 per un'ingenuità abbastanza grossa di Marco Del Masso, perché comunque non si è capito bene cosa sia successo al di fuori, sembrava un fallo da dietro sicuramente sotto Rosano, un pochino forse di reazione, non ho capito bene cosa, se c'era stata una history tra di loro magari durante la partita, però sembrava abbastanza volontario e un pochino cattivo, forse fatto proprio sotto gli occhi dell'arbitro. Sì, diciamo che è stato molto, diciamo, astuto. Sì, diciamo che l'arbitro fino a quel momento aveva arbitrato secondo me molto bene. Poi ci sono stati un paio di episodi, la punizione di Ricca, che c'è stata l'ammunizione di fallo che è stato su di me, che ero ben, diciamo così, involato verso la porta, anche quello un fallo intenzionale da dietro. Poi subito dopo il fallo di espulsione, che preso così, secondo me è stato eccessivo il rosso. Se l'arbitro ha valutato una reazione, chiaramente le cose cambiano, ma io ovviamente, essendo dall'altra parte del campo, non ho potuto valutare questo fatto qua. Chiudendo il discorso su Ricca e sull'atteggiamento di tutta la squadra, per noi Ricca sarebbe molto importante, perché mantiene sveglia tutta la squadra, e quindi io lo considero una pedina fondamentale per questo Pedona qui, perché chiaramente tutti i giovani
giovani e meno giovani, comunque hanno bisogno di un leader in campo, di una guida che già solo con una parola ti tira fuori il meglio che c'è in te. Poi ci sono leader e leader, c'è il leader più che dà l'esempio per come si impegna e c'è il leader invece che sa, riprendendoti o esortandoti, a tirare fuori il meglio. Per noi, io non posso che parlare bene di lui come compagno, assolutamente. E chiaramente, secondo me, domenica, come ripeto, siamo partiti un po' contratti, un po' in sordina, perché il Busca comunque aveva dalla sua il campo e le armi giuste per farci male. Abbiamo retto ed è, secondo me, è stata una grossa prova di maturità, alle quali poi seguiranno altre, perché già giovedì abbiamo una partita fondamentale per noi, come sono tutte. Sì, poi dopo chiaramente ci sono quei giocatori che si trasformano in campo, perché tante volte fuori sono degli agnellini. Vediamo lo stesso, dopo l'abbiamo anche sentito a fine partita, Alex Topazzi, che fuori è assolutamente proprio più pacifica del mondo, in campo comunque se deve tirare una randellata non manda a dire. E infatti penso che punti al record di gialli presi in una stagione in competizione. Occhio, perché tu vai a farti curare da lui, potrebbe tirarti poi una randellata sulla schiena, quindi fai attenzione. Ho già avuto modo di curarmi con metodi molto, molto duri, che però sono molto utili, certo. Quindi direi che va bene così. Ciao Alex, ci vediamo alla prossima seduta di fisioterapia. Sì, allora, quello che avevate forse in più nel Busca, oltre magari alla tigna della domenica, è anche un po' di esperienza, perché il Busca, squadra molto giovane, con molti innesti, come hai detto giustamente. Il gol di Volkan è arrivato proprio su uno schema, angolo di Ricca, spizzicata sul primo palo, palla sul secondo, e il giocatore ex Fossano Edro Nero era da solo e ha potuto appoggiare in rete. Quello che forse non tutti hanno notato è che lo schema è stato riproposto 5 minuti dopo e Volkan è stato nuovamente lasciato solo di battere in area. È stato anticipato dal portiere, che forse è stato da Pagliero, che è stato forse l'unico ad accorgersi di questo nuovo schema. Ecco, questo vuol dire, in una categoria dove ci sono piedi buoni come Ricca, che ti possono mettere il pallone dove vogliono, questi errori di esperienza ti pesano, perché vai sotto 1-0 al settimo minuto in casa, diventa poi difficile recuperare. Sì, più che altro segna Volkan con, appunto, gran cross di Ricca e gran tiro al volo di Volkan, però tutti quelli che partecipano allo schema si sentono comunque parte di ciò che è successo. Quindi chiaramente uno da fuori dice classico calcio d'angolo, invece c'è un lavoro dietro, c'è una preparazione, per cui diciamo che comunque questi sono i gol dei giocatori, appunto, di esperienza, perché chiaramente con altri due tipi di giocatori non avreste avuto un cross del genere, un gol del genere di Volkan. No, sicuramente Pedona è una squadra che è migliorata molto rispetto all'anno scorso, quindi bisogna tenere d'occhio. Andiamo a vedere comunque i risultati della terza giornata del girone C di promozione. Boves Carignano 1-2, Busca Pedona appunto 0-3, Carmagnola Chisola 3-0, FC Savigliano e Raschese 4-2, Moretta Saviglianese 2-2, Piscinese Riva Luserna 2-1, Arevello Castagnole Pancadieri batte Arevello 1-2 e Villafranca batte Sommario Aperno 0-2. La classifica non vede più nessuna squadra appunto a punteggio pieno, bensì ben 5 squadre imbattute, che sono Carignano, Villafranca, FC Savigliano, Piscinese Riva e Moretta, che sono a 7 punti, appunto il Pedona, Borgo San Dalmazzo a 6, seguono Savilianese a 5, Carmagnola a 4, Castagnole, Pancadieri, Luserna, Somma Riva Perno, Boves e Busca a 3, Chisola e Revello 1, Araschese, Fanalino di Coda ancora fermo a 0 punti. Allora, giovedì turno infrasettimanale. Non si capisce perché l'abbiano fatto il giovedì, ma noi non ci poniamo il problema. Anzi, meglio, c'è anche la prima? C'è tutto. Miseria. Ma io così. Giovedì vado dal dentista, poi ci sono. Se ti può interessare. Io giovedì ho la sessione di fisioterapia, interessantissimo. Vedi? Sicuramente vedi che al nostro telespettatore interesserà un casino qua, facciamo noi. Dovete venire a trovare dal dentista, do Centallo, poi ci beviamo un caffè.
giocherete contro il Moretta fra le mura amiche. Moretta che appunto ha fermo 7 punti, quindi di alta classifica, che ha fatto un gran lavoro l'anno scorso con Mister Perlo. Allora quest'anno sicuramente punta alle zone alte. Voi come vi approccerete a questa gara, che comunque si prospetta molto molto interessante? Ma noi siamo obbligati ad approcciarci come ci approcciamo a tutte le altre gare, ossia dobbiamo essere umili e concentrati, quindi sapere che possiamo col nostro atteggiamento sconfiggere tutte le squadre, ma allo stesso tempo sappiamo che se non diamo il 110% possiamo essere battuti da tutte le squadre. Quindi è un po' una situazione nel quale noi ci sentiamo padroni del nostro destino, perché chiaramente fossimo una squadra inferiore a quella che siamo, chiaramente dovremmo anche aspettare in qualche modo una giornata storta delle altre squadre. Invece noi ci sentiamo proprio in grado di, grazie al nostro atteggiamento, di riuscire a superare qualsiasi squadra. Detto questo, ci vuole comunque molta umiltà e molti piedi per terra in ogni partita, perché altrimenti sono dolori. Anche perché questo campionato, come tutti gli anni, c'è una squadra che si presenta come netta favorita per la vittoria del campionato. L'anno scorso c'era la Virtus Mondovì di Enrico Fantini, quest'anno sulla carta l'FC Savigliano. C'è sempre Mister Magliano in mezzo. C'è sempre Mister Magliano, quindi qualcosa vorrà dire. Si presenta come appunto la squadra favorita per nomi. Ci sono Serino, Passerò, Cirillo, aiutami un po'. Serra, Dario Serra, comunque. È un lusso assoluto per la categoria. Ecco, è la stessa sensazione nostra? Saranno loro quelli che prima o poi partiranno in fuga? Oppure vedi altre squadre, e perché no il Pedona, che può starli a ruota? Piscinese Riva. Che possa stare a ruota. Bari, sì. A proposito di... Sì, Piscinese Riva, che ha perso Selvarolo, che è andato a Saluzzo. Insomma, vediamo. No, io penso che Savigliano sia il favorito, perché comunque quando fai una campagna acquisti di questo tipo, chiaramente sarebbe un delitto non essere favoriti. Speriamo che quest'anno la legge non si ripeta come l'anno scorso, e questo sarebbe possibile se qualche squadra riuscisse a infilare un filotto di partite positivo, e poi chissà. Comunque quando fai queste squadre così attrezzate, probabilmente magari sei anche un po' corto come cambi, cioè non è sempre detto che la qualità dell'undici iniziale sia la chiave per vincere un campionato. Ci saranno momenti in cui verranno chiamati magari giocatori meno altisonanti, e in quel caso lì vedremo se Savigliano, oltre ad essere una grande squadra dal punto di vista dei nomi, sarà poi anche un grande gruppo, cosa che il Mondovì ha dimostrato l'anno scorso. E se sarà così, io penso che Savigliano vincerà il campionato. Se non sarà così, ci sono tante altre squadre. Noi a Pedona sinceramente non pensiamo a questo, cioè noi non andiamo assolutamente a vincere il campionato. Chiaramente uno Poi l'appetito viene mangiando, sicuramente abbiamo fatto 5 partite ufficiali e ne abbiamo vinte 4. Questo comunque può essere un segnale, visto che siamo comunque una squadra che deve giocare insieme e può ancora crescere. Quindi noi non ci poniamo limiti. Chiaramente, ovviamente, l'obiettivo del Pedona da sempre è quello di mantenere la categoria nel modo più tranquillo possibile. Secondo me quest'anno ci sono tutte le carte in regola per non soffrire fino alla fine. E poi se poi ci rimane un po' di tempo per fare qualcosa in più, cercheremo di farlo. Ecco, sul Savigliano torneremo un attimo, perché magari ripercorriamo anche l'anno scorso, che tu sei stato lì. Però prima torniamo un attimo al Natale Berardo, perché il pro di Andrea Rubiolo ha raccolto le voci del dopopartita di Mister Cordero e del capitano buschese Alex Topazzi. E noi ve le proponiamo adesso. Giornata da dimenticare per il Busca Calcio, che Natale Berardo perde per 3-0 contro il Pedona. Siamo qui con il capitano.
Alex Topazzi, uno dei pochi reduci della stagione passata in eccellenza. Allora Alex, un 3-0 che è un bottino veramente pesante per quello che si è visto in campo, però il Pedona ha dimostrato certamente di saper capitalizzare meglio i vostri errori. Ma sicuramente il risultato giusto, la sconfitta per quel che si è visto in campo, soprattutto nel secondo tempo, perché nel primo tempo siamo riusciti comunque a cercare di coprire bene il campo, a non lasciare spazio al Pedona, che sappiamo comunque è un'ottima squadra, degli ottimi giocatori. Nel secondo tempo purtroppo il gol ci ha un pochettino tagliato le gambe e da lì siamo andati in difficoltà, non siamo riusciti a creare tante occasioni, ci siamo leggermente allungati e poi il Pedona, gran gol di Ricca su punizione, e poi dopo l'errore nostro sono riusciti a dilagare, diciamo. Però primo tempo soprattutto siamo riusciti a tenere testa una squadra che obiettivamente al momento c'è superiore, anche come obiettivi, diciamo. La vera differenza probabilmente l'ha fatta anche l'amalgama del gruppo, perché voi siete praticamente una squadra completamente rinnovata. Quali possono essere gli obiettivi per questa stagione di ripartenza, diciamo? Ma sicuramente gli obiettivi sono quelli di riuscire a ricreare un gruppo di ragazzi come abbiamo, giovani, per riuscire a migliorare da qui alla fine della stagione, ovviamente cercando di raggiungere una salvezza più tranquilla possibile. Avendo cambiato tanto, compreso anche la guida tecnica, non è facile all'inizio, e questo secondo me spiega anche un pochettino i risultati altalenanti che abbiamo avuto. Poi diciamo che l'obiettivo principale è quello di salvarci il prima possibile e cercare di crescere tutti insieme fino alla fine. Direttamente dal Natale Berardo di Busca, dopo appunto Busca Pedona terminata 0-3 in favore dei blu, siamo qui con mister Cordero. Allora mister, una bella vittoria su un campo difficile, anche se siete rimasti in 10, siete riusciti a portare a casa 3 punti. Sì, siamo contenti per essere riusciti a prendere i 3 punti su un campo sicuramente molto, molto difficile. Non è mai facile venire a Busca e pensare di fare la partita. Siamo stati bravi a capitalizzare comunque le occasioni che siamo riusciti a creare. Devo fare veramente i complimenti al Busca, perché li avevamo affrontati comunque 20 giorni fa in Coppa e sapevo che sarebbe stata una partita completamente diversa, perché era una squadra in miglioramento con tanti ragazzi che hanno voglia di crescere in questa esperienza, e in effetti nel primo tempo soprattutto ci hanno chiuso tutte le opportunità e a tratti hanno mantenuto sicuramente il pallino del gioco. Noi siamo stati bravi a soffrire e a limitare le occasioni del Busca, e poi su degli episodi, come spesso capita nel calcio, siamo stati bravissimi a concretizzarli. E poi nel secondo tempo, dopo l'espulsione, siamo venuti fuori anche fisicamente, mentre invece nel primo tempo c'è stata un po' di difficoltà e abbiamo limitato ancora di più il Busca e siamo riusciti a portare via questo risultato che per noi è molto importante. Ecco, qual è l'obiettivo per questo proseguo di campionato? Ma il nostro obiettivo è sicuramente quello di fare una stagione tranquilla, di crescere, di amalgamare sempre di più questa squadra, che non ci dimentichiamo che per metà è assolutamente nuova, portare avanti le nostre idee che sono cambiate rispetto a quelle che c'erano prima, continuare a lavorare in serenità, esprimere quando è possibile comunque anche un bel calcio. E queste erano appunto le interviste di dopo Busca Pedona. Torniamo a parlare un po' sia del Pedona che di Brino in particolare. Per quanto riguarda il Pedona, così, piccola curiosità, si parlava di giocatori d'esperienza, però c'è anche un certo 40 che l'esperienza ne ha, e come, poi soprattutto a Pedona. Tra l'altro 40 che è stato l'anno scorso ospite di una puntata che fu epica, perché è un'intervista che abbiamo dovuto ripetere 2 volte per un microfono ballerino, lui si è presentato il giorno dopo per rifarla ed era stato bravissimo, perché sembrava naturale come nella prima, quindi veramente un complimento grande anche a lui, e speriamo di riaverlo poi in trasmissione. Però con i microfoni funzionanti. Con i microfoni funzionanti questa volta. Ecco, com'è l'intesa con lui, che a Pedona comunque è un uomo simbolo alla fine, no? Sì, a parte il fatto che quest'anno è il primo anno che giochiamo insieme, noi, io e Simone, ci conosciamo da ormai parecchi anni, e l'intesa può sempre migliorare, però chiaramente quando tu pensi alla squadra, non importa con chi giochi, se giochi vicino a 40, se giochi vicino a un altro, cioè
siamo intercambiabili tutti e tutti riusciamo a giocare bene con chiunque. Con Simone mi trovo molto bene, però ripeto, possiamo ancora migliorare, anche perché abbiamo giocato solo 3 o 4 partite insieme, quindi devo dire che come inizio non c'è assolutamente male. A livello tattico come vi disponete? Perché io vi ho visto di persona con il Boves, ecco, lui un po' più centrale, tu un po' più a svariare, o diciamo che appunto vi intercambiate bene sotto questo punto di vista? Diciamo che per come vede il calcio il nostro allenatore, sì, tendiamo ad avere una punta centrale e una situazione a centrocampo in cui ci sono due esterni che fanno sia la fase offensiva, okay, che la fase difensiva, eppur io essendo una punta che ama giocare vicino alla porta, in questo caso qua questa non ti tocca trottare, sì. Semplicemente. Però uno lo fa se capisce che è quello che, certo, serve alla squadra, chiaramente uno lo fa, e quando uno vede che ci sono i risultati lo fa molto, certo, volentieri, e quindi diciamo che in queste prime partite abbiamo provato sia a giocare io come punta centrale e sia Simone come punta centrale, e attualmente utilizziamo questo sistema qua con lui centrale e due esterni che si fanno tutta la fascia. Comunque vedremo poi se andando avanti continueremo con questa linea o cambieremo. Fra le squadre che partecipano al vostro campionato ce ne sono tante cunesi, appunto. Allora, guardando un attimo la classifica che abbiamo qui a disposizione, c'è qualcuna da cui ti aspettavi qualcosina in più, almeno a inizio campionato? Ad esempio, vabbè, il Busca ha rifondato, quindi può farci qualcosa. Il Boves ha vinto l'unica partita a tavolino. Il Ravello è un punto. Forse da queste tre qui ci si aspettava qualcosina in più, oppure è talmente all'inizio che non si può ancora giudicare? Diciamo che per le prime 6 o 7 partite la classifica sì, si può guardare, però non è ancora indicativa, anche perché poi dipende dal calendario che uno ha avuto e da un sacco di situazioni che non si possono valutare attentamente. Chiaramente vedendo le squadre che adesso sono in alto, Villafranca, Savigliano, Piscinese, si trovano già lì e secondo me rimarranno lì fino alla fine, quindi al contrario chi è in basso adesso penso che dovrà sudare fino alla fine, anche perché in questo campionato qua non sei mai tranquillo, perché o sei in zona playoff oppure sei non lontano dalla zona. Sperando che non cambino il regolamento a stagione in corso come l'anno scorso, come in eccellenza, invischiando molte squadre in più. Diciamo che Revello, le ambizioni di Revello e Boves sono quelle appunto di una salvezza, e per cui fino alla fine dovranno lottare, ma così come noi, cioè non vedo grosse differenze al di là che noi abbiamo vinto 2 partite. Vedremo forse a metà anno capiremo appunto se Savigliano avrà fatto il vuoto, se ci sarà qualche squadra che abbandonerà anzitempo le speranze di salvarsi, o chi sarà proprio invischiato fino all'ultimo. Speriamo appunto noi di essere nella parte più vicina alla parte alta. Sicuramente abbiamo accennato a Savigliano e torniamo appunto all'anno scorso, una stagione abbastanza particolare, quella del Savigliano, con 3 allenatori cambiati, tra l'altro mantenendo sempre comunque degli ottimi piazzamenti, quindi comunque degli esoneri che comunque non sono stati tanto condizionati dalla classifica, che è sempre stata fra terzo, secondo posto, abbastanza costantemente tra il campionato, e poi un'eliminazione in attesa probabilmente al primo turno di playoff. Che cosa non ha funzionato secondo te nel Savigliano? Ricordando che comunque la Virtus era abbastanza imprendibile, però magari ai playoff qualcosina di più si poteva fare. Poi comunque bisogna dire che il Corneliano li ha stravinti questi playoff, quindi onore a loro. Ma quando si parla di playoff bisogna sempre, oltre che alla qualità della squadra in sé, e secondo me noi potevamo avere qualcosa in più rispetto alle altre, c'è
da valutare quella che è lo stato di forma in quel momento, e io trovo che il Cornigliano sia arrivato in uno stato di forma strepitoso, e no, al contrario invece ci siamo trovati leggermente sulle gambe. Poi chiaramente era una partita che poteva finire in qualsiasi modo, perché abbiamo avuto anche noi delle occasioni, a noi bastava comunque il pareggio, sì. E quindi anche magari per un fatto di motivazione, di approccio alla partita, cioè una partita che devi assolutamente vincere, probabilmente il Cornigliano ha tirato fuori qualcosa in più di noi. Poi io ero presente, era Saluzzo quel giorno, sì. E in effetti siete apparsi un po' meno brillanti rispetto al solito, anche se vi siete mangiati dei gol abbastanza clamorosi, e sorridi perché forse te lo ricordi ancora, però diciamo che anche a livello di episodi non siete stati fortunatissimi, però bisogna dire che Cornigliano quel giorno ha meritato la vittoria. Ha meritato poi in tutti i playoff di vincerli, e giustamente ora gioca in eccellenza. Ha sempre dovuto vincere praticamente, sempre in trasferta ha giocato, no? Aveva sempre lo sfavore della classifica in pratica. E poi col Casale alla fine, nella storica partita poi finale, e poi ovviamente anche Casale è salito, però è stata comunque per loro davanti a penso 1000 tifosi, mi ricordo le coreografie dei tifosi del Casale, è stata per loro una bella soddisfazione. E noi, parlando poi della stagione in generale del Savigliano dell'anno scorso, siamo partiti forse con una pressione che non era giustificata poi da dei mezzi che avevamo, e come anche come... perché poi comunque c'era appunto la Virtus che era data per favorita, quindi pressione potevano averla forse loro solo, certo, però comunque giocando a Savigliano capisci che la pressione te la metti da solo, e questo è un dato di fatto, vedendo appunto quattro allenatori in un anno pur arrivando secondi. Si capisce che se uno non ha risultati subito viene scartato. Questo è un modo di pensare che io francamente non condivido, ma chiaramente uno trovandosi in quella situazione lì accetta e cerca di dare meglio ugualmente, e alla fine è uscito un secondo posto che alla fine dei conti, vedendo quello che ha fatto il Mondovì, tanta è roba. Stato il massimo di quello che potevamo fare. Ma a proposito di giocare a Savigliano, questi maghi come li vedi neopromossi? Ma i maghi li vedo un grande gruppo, li vedo una squadra che darà fastidio a tutti, perché comunque hanno dalla loro una motivazione molto, molto forte, quindi c'è anche una rivalità cittadina da in qualche modo da... Sì, è bello comunque poter vedere il derby a Savigliano. E quindi, e loro secondo me faranno di tutto, oltre che per togliere punti a Savigliano stesso, cercando comunque di stare più vicini a loro in classifica possibile, chi lo sa magari di lottare per le posizioni di vertice. Hanno dei giocatori comunque importanti, perché uno va a vedere già solo l'attacco con Sellam, chiaramente è un giocatore che dovunque va è perché si fa bene. E poi sono un gruppo molto affiatato, perché anche l'anno scorso li ho seguiti un po' di più giocando a Savigliano, e mi sembrano un gruppo abbastanza giovane, abbastanza motivato, e penso possa far bene. Savidianese dell'istrionico presidente Brisciano, che l'anno scorso la grana per il Morino, poi come era finito? Non confermo Nish Mendic, che avevano chiuso. L'hanno chiuso tutto. Voleva provare il lucchetto, ragazzi. Se può fa. Come direbbe la mia amica Elena del Gaudio, se può fa. Allora, ultima domanda da parte mia. Detto da un attaccante sempre brutto, quale obiettivo ti dai in termini di gol? Non vale dire se faccio l'assist va bene uguale, perché importante è la squadra, importante è la squadra, punto di vincere, no, vogliamo sapere il gol che prometti, poi ci risentiamo a maggio e vediamo. No, io, per me fare gol è meglio che fare un assist, cioè io amo fare gol, quindi per me non, da quel punto di vista non ho dubbi. Poi chiaramente sono contento ugualmente se la squadra fa gol. Per quanto riguarda una promessa, appunto giocando in questa posizione, come dicevo in precedenza, non posso assicurare di avere la lucidità necessaria per ambire... Piangiare le mani avanti. Per,
appunto per segnare una valanga di gol, però chiaramente in queste prime giornate comunque le occasioni le ho avute, quindi adesso sei a quota? Sono a quota 3. Quindi cifra, mi sembra. Di questa media doppia cifra, 32, no. 30. E di questa media 30. No, beh, ora proviamo ad arrivare in doppia cifra e poi vediamo se Ne fai 30, sappi che mi devi una pizza. Se ne faccio 30 è sempre doppia cifra e mi devi una pizza. Sì, va bene. Ok. Registrato il buon Nadir, che salutiamo in regia, ha registrato tutto. Allora, ultima cosa anche da parte mia, ma in questo caso mi sposto in eccellenza, perché tu comunque sei un ex anche dell'Olmo. Velocemente, come vedi questa squadra, che ricordo hai dell'esperienza all'Olmo in eccellenza, secondo te quest'anno hanno, diciamo, il gruppo buono per salvarsi, magari senza dover fare i play-out come l'anno scorso? Ma io penso che quest'anno, più degli altri anni, abbia allestito una squadra che può essere un pochettino più tranquilla. Poi ovviamente anche l'eccellenza è un campionato veramente, veramente difficile, non si riesce mai a capire chi può uscire fuori, chi può invece faticare di più. Pur avendo magari una squadra migliore degli altri anni, arriverà secondo me fino all'ultimo soffrendo, perché secondo me quello è il posto in cui per adesso li vedo. Poi chiaramente, come vi ripeto, l'eccellenza è anche un campionato dove vinci tre partite e lotti per un qualcosa di completamente diverso. È cambiato molto da quando giocavo io, i giocatori sono praticamente tutti nuovi, per cui anche come gruppo non so se è lo stesso. Ha mantenuto più o meno però quello dell'anno scorso, forse questa è la cosa positiva. Ah, quello sicuramente. Chiaramente facendo il secondo anno sicuramente puoi fare qualcosettina in più, visto che hai cambiato tanti giocatori. Ci sono tante squadre anche in provincia che in eccellenza possono in qualche modo stare un po' più avanti, ma dipende tutto dalla continuità che uno riesce ad avere, e soprattutto quando ci sono gli incontri infrasettimanali, uno passano tre giorni e uno può ritrovarsi veramente a lottare per qualcosa di diverso vincendo due partite, o essere invischiato allo stesso tempo se fa due sconfitte. Vedremo, comunque aspettiamo. Andrea, a posto? Io sono... Va bene, allora, okay. Noi augurandoti ovviamente di arrivare a 32-33 gol, seguendo quindi la media di queste giornate, ti ringraziamo e ricordiamo che comunque noi giovedì seguiremo diverse partite del campionato, penso soprattutto di eccellenza. Adesso vedremo poi il calendario in particolare, magari ci scappa anche una partita di promozione, comunque vedremo, ci saranno diverse dirette testuali sul campo, quindi vi diamo l'appuntamento per giovedì sera, ovviamente dentista permettendo, perché quello poi è comunque... Sì, no, appuntamento ce l'ho alle 3:30 se vi interessa, quindi dovrei arrivare, no. Dovrei arrivare. Quindi, a posto, quindi mi raccomando, giovedì sera, Idea TV, campionato di eccellenza e o promozione, dirette testuali. Noi ti ringraziamo ancora e alla prossima allora. Grazie, arrivederci.